Dottoressa Costanzo, di cosa si occupa qui all'ambulatorio del San Luigi? Io mi occupo di senologia. Abbiamo un ambulatorio presso questo ambulatorio vengono effettuate visite da me, consulenze senologiche ed ecografie mammarie. Abbiamo un ambulatorio con un vasto afflusso di pazienti e questi esami vengono svolti su prenotazione CUP. E spesso io mi occupo anche con le stesse pazienti e tengo molto anche all'educazione sanitaria. Cioè è importante non solo visitare le pazienti, eseguire l'esame strumentale, ma anche informarle per poterle aiutare sui corretti stili di vita. Do molti consigli riguardo l'alimentazione. La possibilità e la necessità di effettuare un esercizio fisico, tutti i corretti stili di vita che influiscono molto e hanno un grande impatto a livello di prevenzione secondaria. Quando bisognerebbe Noi iniziare non con... facciamo, perché ancora in Italia non si fa la prevenzione primaria, perché non abbiamo a disposizione dei farmaci o delle procedure o stili di vita che evitano l'insorgenza del tumore. Si fa prevenzione secondaria, che consiste nella cosiddetta diagnosi precoce. E quindi quando bisognerebbe iniziare a fare i controlli? Quando è consigliabile? I controlli conviene farli se non ci sono sintomi particolari prima di quell'epoca di vita, dai 25 anni in poi. E consistono in una visita senologica annuale ed un'ecografia mammaria. Diciamo che questi controlli vanno ripetuti annualmente, a meno che si presentino dei casi particolari e il senologo in quel caso decide di farli più ravvicinati. Per quanto riguarda invece le donne di età superiore ai 40 anni, dai 40 anni in poi viene richiesta la mammografia, che l'esame è più importante, perché intorno ai 40 anni la struttura interna del seno subisce un cambiamento fisiologico e quel tipo di struttura adiposa viene studiata molto bene con l'esame mammografico. L'esame è quindi ecografico, dopo i 40 anni diventa un esame complementare di integrazione della mammografia. Se ancora nella donna persiste un residuo di ghiandola giovanile che si studiava bene con l'ecografia. E poi in casi particolari o in fasce di donne particolari questo tipo di intervallo è completamente diverso. Per esempio, le donne che hanno una predisposizione ereditaria alla malattia, cioè quelle che hanno delle alterazioni genetiche dovute a geni alterati BRCA1 e BRCA2, queste donne non devono seguire questo percorso di controllo, ma vengono sottoposte a dei questionari particolari, vengono selezionate, eventualmente sottoposte a un test genetico e se il test genetico risulta positivo, ci sono due strade, o alla paziente viene consigliata la chirurgia profilattica, che è molto invalidante, che ha un forte impatto negativo a livello psicologico, oppure vengono proposti dei protocolli di sorveglianza ravvicinati, quindi non sono i protocolli e i percorsi che seguono le donne che fanno la mammografia annualmente, la visita e l'ecografia. Queste vengono sottoposte a controlli ogni 6 mesi e controlli che comprendono non solo quello senologico, ma anche quello ginecologico in concomitanza, perché queste donne che hanno alterazioni di questi geni hanno una predisposizione alla malattia, cioè al cancro mammario, ma anche a quello ovarico. Avete collaborazioni con altre aziende sanitarie, aziende ospedaliere con le quali svolgete questo lavoro in... Sì, se sì, se no possiamo...
chiaramente con gli ospedali, perché questi sono ambulatori e non vengono effettuati qui gli interventi chirurgici. Va bene. Grazie.